l'uovo si schiude, sono simili a tanti altri avannotti. Ma poi la cosa prende una strana piega. Quando il pesce piatto raggiunge i 2,5 cm di lunghezza, comincia a cambiare. Una trasformazione che ha dell'incredibile. Per prima cosa, un occhio si sposta da un lato all'altro della testa, fino a sistemarsi accanto all'altro occhio. Ma non si posizionano sempre sullo stesso lato. Di norma si dispongono sul suo lato destro, ma non sempre. Quindi le ossa del cranio cominciano a spostarsi, schiacciando il muso dell'animale. Questa metamorfosi si conclude in meno di una settimana. Ma non è mai troppo presto, perché la forma piatta è fondamentale per la sua sopravvivenza. Ora può mimetizzarsi sul fondale marino per difendersi e attaccare. Queste creaturine rosa e glabre sono neonati di toporagno. Per loro l'infanzia è un lusso. Se vogliono sopravvivere, devono crescere in fretta e imparare a cacciare. Ogni giorno i toporagni hanno bisogno di una quantità di cibo pari all'80 o al 90% del loro peso corporeo. Per questa ragione, questi piccoletti devono mangiare ogni 3 ore o muoiono di fame. Per ora ricevono tutto il loro fabbisogno dal nutriente latte materno. Dopo 2 settimane sono grandi quasi come mamma. Quando il latte si esaurisce, questi cuccioli dovranno adattarsi alle leggi della foresta. È il momento di inoltrarsi all'esterno per un'insolita missione di ricognizione. È mamma a fare strada. Dietro di lei i piccoli si dispongono in fila indiana. Andando a formare il più curioso trenino esistente in natura. Ma non è una festa. È un esercizio di addestramento fondamentale per il loro sviluppo. È quello che gli scienziati chiamano caravanning. Lo scopo? Permettere a questi piccoli di esplorare. Prima imparano, maggiori sono le loro probabilità di sopravvivenza. I cuccioli sono quasi ciechi, perciò usano tatto e olfatto per orientarsi nello spazio circostante. Presto dovranno cavarsela da soli. Dunque devono imparare la lezione e farlo in fretta. Poche ore più tardi sono da soli e nessun insetto della foresta è al sicuro. Questa deve essere una delle nascite più insolite in natura. Battito di ciglia e rischiate di perdervela. Quando questo piccoletto era un uovo, suo padre lo ha inghiottito. Quando si dice avere un rospo in gola. Vivere nella sacca vocale assieme a una ventina tra fratelli e sorelle può essere un po' scomodo. Questo spiacevole interludio dura anche 50 giorni, prima che papà finalmente si decida a schiarirsi la gola e risputi il piccolo, che nel frattempo è diventato una rana. Ben presto il nuovo nato sarà sputato a suo padre e comincerà a sua volta a ingoiare qualche ovetto.
Nel cuore della tana di mamma, una cucciolata di 50 diavoli della Tasmania ha da poco visto la luce. Non appena fanno capolino all'esterno, devono affrontare una realtà crudele. Mamma ha solo 4 capezzoli. Chi prima arriva, sopravvive. Il che significa che questi fratellini, ognuno grande come un chicco di riso, devono darsi da fare. I 4 capezzoli sono all'interno del marsupio. Mentre un diavoletto si dirige deciso verso la meta, un altro perde irreparabilmente terreno. Per lui, un movimento improvviso nella madre equivale ad una violenta scossa sismica. Il piccolo cade e la sua sola speranza è di ritentare la scalata al marsupio. Se non riuscirà ad arrivarci, morirà. Mentre altri si arrendono fermandosi per la strada, mamma comincia a inghiottirli, ripulendosi il pelo. Sopravvive chi è più rapido. Il piccolo sta seriamente rischiando di nutrire la madre invece di farsi nutrire da lei. Dopo una faticosa risalita durata un'ora, finalmente il piccolo diavolo raggiunge la meta e si è meritato una bella poppata. Passerà i prossimi 100 giorni nella relativa sicurezza del marsupio, prima di emergere come uno dei più temibili e aggressivi predatori della foresta. I leoni sono gli unici felini a vivere in gruppi, ma ciò non significa che tutte le famiglie siano felici. Quando un maschio conquista un branco di femmine, i risultati possono essere letali. Un maschio non tollera i cuccioli di un rivale. Dunque, per questi leoncini che stanno per incontrare per la prima volta il resto del gruppo, la situazione è tesa. Non c'è modo di evitare l'incontro col maschio alfa. Ma questo è un caso in cui l'incontro col branco potrebbe finire male. Non resta che incrociare le dita. L'esemplare di una cucciolata precedente è il primo a mostrarsi ostile nei confronti dei nuovi arrivati. Ma la mamma gli fa una ramanzina. Il re della giungla non sarà dissuaso così facilmente. Finora la madre ha tenuto i cuccioli a distanza dal branco per il loro bene, ma non potrà rimandare in eterno l'inevitabile. Se il capobranco non si affeziona in fretta ai nuovi arrivi, non c'è nulla che mamma possa fare. Il maschio è più pesante di 50 kg ed è un combattente molto più smaliziato. I leoncini dispongono di una sola arma nel loro arsenale per conquistare il leone: la loro irresistibile tenerezza. All'inizio papà non sembra molto colpito. Ma la persistenza paga e gradualmente i piccoli lo conquistano, finché il potenziale infanticida non diventa un adorabile genitore. Questi piccoli di Amaurobius ferox stanno per godersi il banchetto più abbondante delle loro giovani vite: la loro mamma. Gli avidi ragnetti non si fermeranno finché non avranno prosciugato l'ultima goccia del sangue materno. Ma non è solo cannibalismo, è anche un fondamentale rito di passaggio, da cui dipende la loro sopravvivenza.
Una settimana fa si sono schiuse circa un centinaio di uova. I piccoli diventeranno predatori micidiali, ma per ora sono inermi e sta alla mamma nutrirli con sacche di uova deposte appositamente. Ma ben presto il cibo si esaurisce e non appena i ragni mutano per la prima volta e cominciano a crescere, le loro necessità aumentano. E mamma non ha più niente da dargli. O forse sì. Presto i piccoli dovranno cacciare da soli, ma ancora non possono perché il loro istinto di predatori non è stato innescato. Non ancora. La madre si avvicina alla sua prole, facendo vibrare la ragnatela. E nei piccoli si risveglia qualcosa. Si muovono frenetici, consapevoli che quelle vibrazioni segnalano che è il momento di mangiare. Quindi la madre si avvicina ai suoi figli, stimolandoli ulteriormente. Così facendo, ne scatena l'indole predatoria. Affondano le loro piccole mandibole nella madre e, per la prima volta nella vita, iniettano veleno in una preda. Il veleno la consumerà dall'interno. Si chiama matrifagia. Divorano la madre. Grazie al sacrificio della loro genitrice, questi piccoli ora sono cacciatori a tutti gli effetti e hanno tutto il necessario per sopravvivere.